No, non tocca a me perché poverino lui. Faccio quello che posso. Cosa devi fare? Ah, lo striscione. Dov'è lo striscione? Se venisse qui davanti. Ha ragione Claudio, se, ragazzi, se riuscite a recuperare lo striscione qui davanti ci fate un grandissimo regalo, abbiamo anche le telecamere, i fotografi, così riusciamo a immortalare questa bella situazione. La regia laggiù in fondo è pronta. Allora ragazzi, arriva questo battagliero? Arriva, aspetta un secondo, eh! Aspetta che arriva il striscione! Eccolo là! Eccolo là! Aspetta che arrivi il striscione. Eccoli qui ragazzi di Santa Maria del Piano. Bravi ragazzi. Luca, le magliette. Ecco, io ringrazio questi ragazzi perché sono tante edizioni che sto facendo qui in questa bellissima festa. Questi ragazzi li ho visti quasi crescere, erano dei bambini, vecchia roba. Hanno anche le magliette con scritto su Amici di Luca Canali. Un altro applauso per questi ragazzi. Beh, guarda che roba, grazie di cuore da tutta la nostra festa. Guarda che roba, tutti i figli tuoi sono, Luca. A favore del pubblico, giratevi a favore del pubblico così. Buongiorno. Possono leggere. E intanto parte l'introduzione di Claudio Zanardo per questo battagliero. Ah, devo fare io? Introduci Claudio, forza! Matteo! Vai, vai Claudio! No, una cosa carina, una cosa carina. Aspetta, una cosa carina. La colonna sonora del film Titanic, quella vera, voi non la conoscete. Quella iniziale era così. Ma si vede? Si vede? Era tutta cinzelli che giravano allora che mi davano fastidio. Thank you.
No, no, a parte il fatto veramente che cioè, tu dove eri a fare il film? E poi è passato uno da sotto e fa bravi, complimenti, ma sono capaci tutti, sono andati in playback. O chi te l'ha detto? Sono venuti qui alle 4 di pomeriggio con un sole, con salastia, con un caldo, ci sono fatti in culo. Così? E poi uno passa lì e dice sono in playback. No. Adesso fagli sentire che parti lei. Aspetta tutti. Aspetta Claudio, è così lui, perché adesso abbiamo una cosa molto molto carina. Vi devo dire che il nostro amico Claudio è così un appassionato del...